Ciao, sono Marcello De Carolis e oggi ti parlo di lei, la mia chitarra battente Oliver, costruita dal grande liutaio Sergio Pugliesi di Scilla. Ormai mi accompagna dal 19 novembre 2017 senza mai tradirmi e regalandomi emozioni magiche. La stai ascoltando in sottofondo nella mia registrazione di musiche di Francesco Loccisano. Il modello costruito da Sergio per me è il modello chitarra battente Oliver OL14, dove la sigla OL è l'acronimo Oliver Loccisano e 14 è l'anno del progetto dello strumento. Infatti, dalla collaborazione tra i due artisti nasce questo modello di chitarra battente Oliver. Le modifiche apportate a questo modello lo rendono moderno ed affidabile. Ecco le principali innovazioni concepite ed apportate dalla combo Oliver Loccisano alla chitarra battente. Per quanto riguarda tastiera e manico, abbiamo una tastiera rialzata con tasti di acciaio e questo permette al musicista una maggiore gamma timbrica e dinamica, oltre che una maggiore estensione dello strumento. Il manico è bascolante, rinforzato con barre di fibra di carbonio e ciò permette di regolare o anche sostituire il manico senza rovinare la cassa dello strumento. In più le barre in fibra di carbonio danno la certezza di una stabilità assoluta del manico, infatti non si piegherà con il tempo e tutto ciò non va a discapito della pesantezza e del bilanciamento dello strumento, infatti è leggerissimo. Per il piano armonico invece abbiamo l'eliminazione della spezzatura sostituita da una leggera bombatura del piano armonico che permette una maggiore vibrazione del legno. Una nuova incartenatura del piano armonico che dona stabilità allo strumento ma allo stesso tempo una grande potenza sonora, e mentre sulla fascia inferiore troviamo l'attacco singolo delle corde attraverso dei piccoli chiodini che permettono di poter cambiare le corde singolarmente e senza dover modificare le corde che hanno i pallini. Solitamente nelle chitarre di battenti di prima c'era un solo chiodino per ogni coro. Questo prevedeva che le due corde dello stesso coro venivano agganciate nello stesso chiodino, creando non pochi problemi per il cambio delle corde. Mentre sulla paletta troviamo delle meccaniche che sono a forma di pirulo, così non intaccano l'estetica dello strumento, dando il vantaggio di accordare con la precisione delle meccaniche. Ovviamente sono sicuro che ci sono altre innovazioni, ma di sicuro queste sono le più evidenti e le più vantaggiose per i musicisti che suonano la chitarra battente. La mia chitarra battente Oliver, con tutte le caratteristiche del modello OL14, è stata realizzata con le seguenti caratteristiche scelte e valutate insieme a Sergio. La tavola armonica è stata realizzata in segura e questo è un legno rivoluzionario per questo strumento. Infatti dona un maggiore corpo al suono rispetto all'abete senza perdere la brillantezza del suono tipica della chitarra battente. Fascia e fondo sono in sapelli e acero, il manico è basculante ed è in ocumee e con all'interno delle barre in fibra di carbonio. La tastiera è in catalax con tasti d'acciaio. Gli intarsi sono in ulivo e acero per la rosetta, madreperla per la tastiera, mentre la rosetta è realizzata in cartoncino. La vernice è realizzata a mano da Sergio ed è una vernice lucida che protegge molto lo strumento anche dai graffi che solitamente si creano sulla tavola armonica quando si suona appunto in strumming. Venendo dalla mia chitarra battente De Bonis, di cui te ne parlerò in un prossimo articolo, che aveva misure leggermente diverse, per essere completamente padrone della mia nuova chitarra battente Oliver ci ho messo all'incirca una decina di giorni. Questo tempo è stato necessario anche per creare un ottimo feeling con il nuovo strumento, che ha iniziato da subito a regalarmi emozioni magiche. Dopo aver creato questo feeling, grazie a questo strumento, ho potuto studiare Albero Solitario, ricordo della grande pittrice lucana Maria Padula, scritto per me e Luca Fabrizio dal maestro Angelo Gilardino, arrivando alla prima esecuzione pubblica del 25 maggio 2018 a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per la 34esima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese. In descrizione vi lascio il link. In seguito, a settembre, dopo vari concerti estivi in vari festival, tra cui quello della 36esima edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lago Negro,
Abbiamo inciso il brano e lo abbiamo pubblicato come singolo nei Digital Story il 27 ottobre 2018. Se sempre in descrizione ti lascio il link. Così altri concerti in duo con Dominazioni in vari festival, tra cui la prima edizione di Calvello Classica, il 7° Festival del Mandolino di Avigliano 2018, il Paola Festival 2018, Armonia e Arte a Palazzo. La prima registrazione effettuata nel 2018 con la mia nuova chitarra battente Oliver è stata All of Battente. Il brano è una mia trascrizione e arrangiamento dello standard jazz di Simons e Marx. Nella registrazione mi hanno accompagnato Luca Fabrizio alla mandola, Sal Genovese al basso e Fausto Picciani al caon. Abbiamo realizzato anche il videoclip girato da Vito e da Andrea con le coreografie di Lucia e Sofia Romano. In descrizione ti lascio il link. In seguito ho inciso anche la trascrizione e arrangiamento di Alla festa della Taranta di Eugenio Bennato per il videoclip di Lucia e Sofia Romano. In descrizione sempre ti lascio il link. E come detto prima ho registrato con Luca Fabrizio Albero Solitario, ricordo della grande pittrice lucana Maria Padula, composto dal maestro Angelo Gilardino. Il 2019 è partito subito con tanto lavoro per la mia chitarra battente Oliver. Ho registrato i video della chitarra battente metodo base che ho scritto insieme a Francesco Locisano e che è edito da fingerpicking.net. E insieme abbiamo registrato il videoclip di Scilla, girato e montato da Vito D'Andrea, come tutti gli altri video del metodo. Sempre in descrizione ti lascio il link del videoclip per acquistare il metodo. Tra i vari concerti con il duo con Dominazioni mi sono buttato a capofitto nello studio del concerto di Matera, composto dal maestro Angelo Gilardino, per chitarra battente e 10 strumenti. Ho potuto così registrarlo ad aprile con l'ensemble diretto dal maestro Tonino Battista. E dal 30 gennaio il concerto di Matera è disponibile su tutti i Digital Soul e anticipa il mio album da solista che uscirà per fine anno. E sempre in descrizione ti lascio il link. Così in quest'estate mi ha accompagnato in vari concerti in giro per l'Italia con il duo con Dominazioni, con Francesco Locisano, con Raffaello Simeoni in vari festival, tra cui il Festival Internazionale Green Music, il Pastorizien Festival 2019, il Festival delle Ciaramelle, la 36esima edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lago Negro, il Lucania Ethno Folk, il Ragnatela Folk Festival, il Rieti Guitar Festival e la masterclass di chitarra battente presso il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Questo 2020 ha visto subito la mia chitarra battente Oliver impegnata tra concerti e registrazioni. Infatti ho inciso con Francesco Locisano il disco 20 che sarà pubblicato per maggio dall'etichetta Italisona. Inoltre il 1 febbraio sono stato in concerto con Raffaello Simeoni all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E ancora ci saranno tanti altri concerti e registrazioni in questo 2020 per la mia chitarra battente Oliver. Tra l'altro finirò di incidere anche il mio disco da solista che uscirà per ottobre 2020. Il liutaio Sergio Pugliesi, costantemente alla ricerca e alla sperimentazione, con al fianco il musicista Francesco Locisano, progetta e sviluppa nuovi modelli. L'ultimo è la OL-19, che ha raggiunto una stabilità come strumento. Un suono caldo, ma allo stesso tempo pungente, senza che perda la tradizione, arrivando ad essere lo strumento del futuro. Ora ti faccio ascoltare la mia chitarra battente Oliver. Grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarlos.com, iscriverti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog, i miei social Facebook ed Instagram ed iscriverti al mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!